Rassegna stampa di oggi, 25 febbraio 2018. Questa, cari signori, è la seconda edizione. Vi ricordo che la nostra rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Berlusconi dice: il falso quotidiano mi accusa di aver pagato la mafia. È scritto nero su bianco nella sentenza dell'Utri. L'ex premier attacca il giornale, appunto citando l'offesa coniata da Matteo Renzi nei giorni in cui esce in libreria B come basta. Il saggio di Marco Travaglio che ripercorre la storia del fondatore di Forza Italia. Mi fa star male. Ma mai dati soldi ai boss, anzi sono stata loro vittima. La motivazione della decisione con cui la Cassazione ha condannato in via definitiva il suo storico braccio destro, però dicono tutt'altro. Roberto Fiore dice: magistrati di Palermo deviati come 40 anni fa, quando Falcone voleva interrogarlo per il caso Mattarella. Il leader di Forza Nuova attacca una magistratura per la scarcerazione dei presunti aggressori di Ursino, ma fa un riferimento esplicito. Parla di PM deviati. Oggi come 40 anni fa, dice appunto. Negli anni 80, infatti, il giudice ucciso a Capaci voleva interrogarlo per l'assassinio del presidente della regione e i legami con Fioravanti. Lui però era latitante a Londra, dove sarebbe rimasto fino al 1999, quando la sua condanna per banda armata e associazione sovversiva finirà prescritta. Torre Piloti, processo bis, la compagnia Messina si costituirà parte civile. Legali delle vittime dicono scelta di cattivo gusto. Il legale della compagnia, la cui nave abbatté la torre nel maggio 2013 causando 9 morti, annuncia la decisione in vista dell'udienza preliminare del secondo filone sul crollo che vede imputate 17 persone tra ufficiali della Capitaneria e progettisti. 30.000 euro di danni, per danni al cargo e rischi corsi dall'equipaggio. Insorgono gli avvocati delle vittime dicendo chiederemo l'espulsione dal processo. Movimento 5 Stelle, Di Maio dice governo con PD e Grasso, smentisco, ma sia un contratto sui temi. All'ambiente dice generale in terra fuochi. Staremo a vedere, caro Di Maio. Il candidato premier ha in mezz'ora, dice: non siamo disposti a larghe intese o alleanze, non lasceremo il paese nel caos, e indica il primo nome per un eventuale esecutivo, Sergio Costa, capo dei forestali in Campania. Ryder Cup, la pioggia di fondi statali che fa felice solo i privati, oltre 100 milioni dalla gara di golf sui terreni Biagiotti che verranno ricostruiti. Il campo è stato scelto dalla Ryder Europa, ma non è vero, e avrà 10 milioni da infronta. 14 dicembre 2015, quando l'Italia si aggiudicò a sorpresa la Ryder Cup 2022, nei salotti della capitale fu festa grande. Si brindava alla Federgolf di Franco Chimenti, gli Alconi di Giovanni Malagò, che si assicuravano il più importante torneo di golf al mondo e un grande evento da gestire a piacimento. E si brindava a casa Biagiotti. I proprietari del Marco Simone Golf e Country Club, la sede prescelta per la manifestazione, erano infatti gli unici ad avere la certezza che da quell'azzardo di 160 milioni, in buona parte pubblici, ci avrebbero guadagnato. Ma anche qui saremo a vedere cosa succederà. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.